Mozilla è una piattaforma di crowdfunding, cioè un sistema che consente di mettere il tuo progetto online e di raccogliere fondi e collaborazione e partecipazione da parte di una community che è interessata al tuo progetto. Non è un progetto originale italiano, nel senso che questo è, diciamo, un metodo, una tecnica ormai diffusa in tutto il mondo. Alcuni economisti l'hanno definita l'economia del futuro, quello che cambierà veramente perché consente partecipazione delle persone dal basso. Noi siamo online da quasi un anno e mezzo, dal maggio del 2011, e abbiamo portato a buon fine 26-27 progetti. Innovazione fa sicuramente rima con collaborazione, nel senso che questo può essere veramente, quello del crowdfunding può essere veramente un metodo alternativo per scardinare delle logiche di mercato, molto innovativo e soprattutto è innovativo nella misura in cui è affidato alle persone, cioè sono le persone che attraverso la rete possono usarlo per creare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Quindi sì, è collaborazione, è partecipazione, è anche comunicazione, perché noi siamo abituati a una comunicazione molto dall'alto, invece il crowdfunding consente di comunicare e condividere idee e progetti dal basso, da persone comuni ad altre persone sfruttando la rete a costo zero. Quindi in questo senso sì, fa rima con tutto questo. Sempre il problema non è condividere e il problema non sono neanche le buone idee, perché in effetti quest'Italia ha tanti progetti di tutti i tipi, dai microprogetti imprenditoriali ai tantissimi progetti culturali che fanno veramente la ricchezza del nostro territorio. Purtroppo mancano i fondi e questo lo sappiamo, però non ci manca il senso della comunità ed è assolutamente su quello che possiamo lavorare. Io dico sempre che crowdfunding è una parola composta, no? Crowd, folla, massa, le persone, funding, che è il finanziamento. Dico sempre, molto spesso chi si approccia a questa parola pensa solo al funding, perché ce n'è necessità in questo periodo, è indubbio. Io ho avuto tantissimi progetti culturali che mi sono stati mandati, che erano progetti che palesemente avevano magari fino a poco tempo fa anche dagli enti pubblici o piccoli sponsor sul territorio che in realtà in questo periodo con la crisi non hanno più la possibilità di spesa per aiutare questo tipo di realtà. Però non è soltanto il funding, è la crowd quello che serve, è la massa, sono le persone.